Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché è cominciata la collab, è cominciato ovviamente il farming presente all'interno di questa collab per l'appunto. Ci ritroviamo invece a parlare della X1 ed X2, difficoltà che comunque ormai penso che per molti possa essere assolutamente trascurabile, però come vi ripeto sempre, io le videoguide le farò comunque per aiutare magari giocatori nuovi o comunque aiutare in generale giocatori che hanno bisogno di qualche idea, qualche ispirazione per poter riuscire a completare anche questi contenuti che possono per i giocatori veterani essere comunque degli antipasti. Ho utilizzato lo stesso setup sia per quanto riguarda X1 ed X2 e quindi direi che vi faccio vedere direttamente di che cosa stiamo parlando. Ho cercato di fare un setup molto più affine a quello che il gioco richiede. Infatti ho giocato Cloud, praticamente doppio DPS fisico, fuoco e tuono, mentre invece Sephiroth l'ho giocato come DPS magico, in questo caso ghiaccio. Se avessi voluto giocare tutto fisico probabilmente l'avrei potuto fare, però ho preferito comunque puntare sui personaggi più forti e puntare tra l'altro al mio primo team con full overboost 10. Sembra quasi un video di Whale dove appunto facevano vedere sempre le armi tutte overboost 10. Adesso anche io posso far vedere un team del genere e la cosa sinceramente un pochettino mi fa sorridere perché è comunque divertente vedere tutte le armi belle maxate, dà quel senso di soddisfazione, anche un po' di quiete, così per dire. Comunque, Cloud, che come vi stavo dicendo prima ho giocato con doppio DPS elementale col costume di Bahamut. Il costume di Bahamut ormai per Cloud a mio avviso è anche meglio rispetto a quello della crossover di Monster Hunter, in base ovviamente a quello che vi serve. Però è veramente incredibile come costume, quindi utilizzerò praticamente ormai quasi sempre il costume Bahamut. Ovviamente spada Sky Splitter e Murasame per quanto riguarda Cloud, per avere DPS fuoco e tuono. Matt invece col suo classico setup ultra difensivo, difesa magica e difesa fisica con cura. E Sephiroth invece full DPS ghiaccio, che è praticamente la mia punta di diamante, anche se è vero che adesso c'è Yuffie, che comunque come DPS magico ghiaccio potrebbe e sicuramente a full overboost o comunque anche senza full overboost riuscirebbe in un modo o nell'altro, non dico a sovrastare completamente Sephiroth, ma comunque sia a metterlo in difficoltà senza ombra di dubbio. Sephiroth fortunatamente ha l'ultimate che un pochettino riesce a spingerlo, però effettivamente Yuffie ha come moltiplicatore una bella botta che non scherza. Per quanto riguarda Cloud, ovviamente che cosa dire? Attacchi fisici di due elementi che grazie al costume Bahamut mi consentono comunque di essere abbastanza forti. Tutte materie che comunque utilizzo per incrementare le stats. Qui ho pompato la difesa magica. Ho cercato comunque di pompare almeno un pochettino la difesa magica. 174 è comunque un risultato più che valido all'interno di X1 ed X2, anche perché appunto i miei HP non sono altissimi, diciamo che sono proprio in range con quelli che solitamente consiglio, perché ormai chi mi segue sa che consiglio bene o male 10-12.000 HP come diciamo tetto per poter affrontare difficoltà più avanzate. E per quanto riguarda le mie stats abbiamo il boost fisico portato al massimo, il boost fuoco al 5, il boost tuono al 4, mi sarebbe piaciuto portarlo al 5 ma non ci sono riuscito, e il boost fisico, che è quello più importante, sono riuscito comunque a portarlo al 5. Quindi diciamo che Cloud è abbastanza equilibrato. Infatti come sub weapon ho deciso di mettere un enemy launcher per incrementare attacco e ability fisica, e una shock buster per aumentare attacco generico e tuono, e poi una Mad Minute per incrementare HP e ability fisica. Quindi diciamo che sono riuscito ad avere un 6500 in attacco con Cloud, che sinceramente non è neanche tanto male con queste ability. Ovviamente Matt come sempre ovviamente è buttato nel suo magico mondo del support healer. In questo caso comunque ho pompato un po' di più la difesa magica in generale, anche se ripeto questi numeri non ne avete bisogno nell'X1 e nell'X2, però vi sto facendo vedere comunque un setup il più completo possibile. Quindi appunto sub weapon con difesa magica, quindi ombrellino e spada di gomma, armi di gilda
su Matt per incrementare la difesa magica e poi il 4-point Shuriken per avere HP e buff debuff extension. Mentre invece Sephiroth è puramente DPS ghiaccio, un po' altino di HP e un po' bassino di attacco magico. Avrei sicuramente tentato di pompare un po' di più l'attacco magico, però sono già al cap di attacco magico e boost ice addirittura al 9. Che, al 9 è praticamente maxato, quindi 110% di danno elementale, che sicuramente va bene. Non gli ho aumentato l'ability magica, perché? Perché ho concentrato tutto sul boost ice. Se non avessi avuto la possibilità di concentrare il boost ice, avrei portato anche l'ability magica. Farò comunque anche dei tentativi per vedere se mi va meglio col boost magari elementale maxato piuttosto che con il boost elementale più basso e l'ability, perché comunque avere il boost elementale alto dovrebbe assicurarmi comunque un bel numero a prescindere. Ma questi sono test che poi farò io per conto mio, anche se penso che l'ability aumentata e sia tutto più equilibrato faccia più danni, però effettivamente devo controllarla, perché qualche calcolo l'ho fatto, però in questo caso ho preferito appunto fare questo. E ovviamente le armi che mi danno tutto quanto boost ghiaccio, HP, attacco generico e attacco magico per cappare le mie stats. Quindi direi che in generale ci siamo sul personaggio di Sephiroth. Anche per lui ho pompato difesa magica, anche se ripeto, con 13.000 HP e soprattutto i buff che mi dà Matt, non ho bisogno di tutta questa difesa magica, ma ho cercato, ripeto, di fare un setup affine e soprattutto coerente con quello che è lo stage, e quindi non sono voluto andare di non elementale, anche perché volevo divertirmi ad utilizzare questo team. Detto ciò, io vi ringrazio al solito per essere stati con me, vi lascio alla run e ci becchiamo alla prossima.
解消します。